Sì o no? Comunque io sono andata anche a visitare la mia guida spirituale, a un certo momento abbiamo cominciato a chiacchierare, dopo che abbiamo fatto la parte più importante, e mi ha detto che ormai il Signore ci sorprende nei mille modi, e uno di questi modi è anche questo Papa Francesco che abbiamo, che ha la semplicità di San Francesco, che un gruppo grande di una diocesi del nord ha dato gli stati, con vescovo, con sacerdoti, e io dico con tutto Ambaradan, con tutti i pellegrini e tutti i devoti. Andate a sedere, lasciate, ci sono troppe, ma bravo, ci sono troppe fotografie in giro. E in mezzo a questo gruppo c'era anche un gruppo di persone che hanno camminato fino a Roma, pregando per Papa. E quando era il momento del tutto protocollo che è passato, ma Papa è rimasto chiacchierando perché ha saputo che sono arrivati a ritardo questi che camminavano. Dovevano essere al mattino, ma loro sono arrivati giusto in ritardo. E Papa invece ha voluto anche esprimergli la sua gioia, per dire anche il ringraziamento. Ma suoi segretari, non so, quelli che sono cerimoniere, eccetera, hanno cominciato a battere piedi, a dire ormai è ora che dobbiamo andare a pranzo, non so, c'era qualcos'altro nel programma. E lui ha detto, ma mi sembra che non c'è nessuno che perde treno. E tutti hanno detto, ma chi perde treno? E lui ha detto, ma c'è qualcuno in mezzo a voi che perde treno? E loro hanno detto no. E si è girato verso il suo segretario, verso i suoi, quelli che, e diceva, non c'è nessuno che perde treno. Per dire, così hanno trovato la scusa per poter chiacchierare, mi faceva piacere, per poter chiacchierare con voi, che è una invenzione, che Dio non c'è. Oggi non è più così, perché il comunismo è crollato, il muro di, diciamo, muri sono caduti, ma abbiamo un'altra ideologia, l'ideologia di non più del marxismo, del comunismo. Oggi abbiamo ateismo, abbiamo, come diceva Don Antonino Bello, che era vescovo di vicino Bari, di, adesso non mi viene in mente, che è morto, e lui diceva ormai siamo nella cultura.